nel merito arcidiacono, perché adesso il nuovo papa arcidiacono, il signor Giordano Baranesi, è lui il coordinatore di tutto quanto. Bene, io vi dico sinteticamente quello che ho sentito in questi momenti, una piccola sintesi. 29 giugno 1952, Sua Eccellenza Monsignor Battistelli, di venerata memoria, era un passionista, mi consacrò qui, mi consacrò prete, in questo nostro vetusto luogo, Santa Maria in Pratica. Negli anni 60, mentre io ero parroco a Poggio Morello, Sua Eccellenza Battistelli venne a Poggio Morello e mi ordinò. Eccellenza Michele, lo devi tenere presente, è un tuo predecessore, Don Antonio, parlo del vescovo, domani devi andare a Roma per la veste rossa, perché il tuo maestro, Don Pasquale Del Paggio, è malato e non può più celebrare l'Eucaristia. Il nostro vescovo, il 5 luglio 2008, Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Michele, donò a Campri un'altra giornata gioiosissima come questa sera. Consacrò sempre qui il Duomo, a Campri, un altro camprese nostro compaesano, Adamo Baranesi. E io cito un piccolo particolare e concludo per dire la mia commozione. Nei primissimi giorni, non anni, giorni, appena dopo la consacrazione, Don Adamo ci aveva già molti impegni. Che cosa è successo per noi? Un giorno, per tutti gli impegni che aveva, non aveva avuto il tempo di poter dire messa. E allora insieme siamo andati nella Chiesa della Misericordia e abbiamo celebrato la messa. E dopo la messa, Adamo, mi ha abbracciato e mi ha detto: ma quante volte ti ho servito la messa, ti ho fatto il chierichetto, perché allora ero anche parroco di Paganoni. E allora in questo abbraccio, signori, ci siamo detto tutto quanto il nostro affetto. E quindi potete immaginare che cosa c'è anche nel mio povero cuore, anziano ormai vicino agli anni 88. Ci siamo abbracciati e baciati, e poi Don Adamo, a me tanto caro, l'ho considerato da quel momento, io dico, il mio cordone, perché anche Sua Eccellenza il signor Vescovo ha preso questo piccolo nominativo. Adesso attenti e concludo, sarà Don Adamo a chiudermi gli occhi al momento della mia morte. Eccellenza Michele, Adamo carissimo, grazie con tutto il cuore. E appena ho concluso, glielo detto Eccellenza, non bacio a questo dito, Adamo e poi al vescovo. E non baccate le mani!
ringraziamento di tutta la famiglia parrocchiale per Don Antonio, per tanti anni che ha svolto il suo ministero qui con il suo carattere, con la sua volontà, con il suo modo irruente di amare Campi, di voler sempre bene di Campi. E se per me tutto questo non è per fare la nostra chiesa, ma perché chi ha 88 anni si dice consapevole dei propri limiti e deve passare avanti. E se voi non pregate, come sostituiamo i sacerdoti? Allora dire sono troppo anziano, troppo di qui, troppo di là. Ma se non preghiamo per le vocazioni, come verranno altri sacerdoti? È il motivo per cui stasera la Santa Messa, che ovviamente è in modo particolare per come andava all'inizio di questo nuovo intento, nuova esperienza pastorale, ma offriamo al Signore per due ragioni. La prima, salute e benedizione nel Signore. La parrocchia di Santa Maria in Platea e Santissimo Salvatore in Campi, nel vicariato foraneo di Campi, che era affidata alla responsabilità pastorale del sacerdote Don Antonio Mazzitti, si è resa vacante per raggiunti i limiti d'età del medesimo. Volendo provvedere stabilmente all'adeguata cura pastorale dei fedeli e alla celebrazione del culto divino con un nuovo pastore, visti i canoni 523 e 524 del codice del rito canonico ed espletate le consultazioni e le indagini prescritte e ritenute comunque opportune, ti nomino parroco della parrocchia di Santa Maria in Platea e Santissimi Salvatori in Campi a decorrere dal 1 settembre 2014 e per un periodo di 9 anni, secondo il canone 522 delibera CEI numero 17 del 6 settembre 1984, pagina 304. Sarà mia cura di metterti nel canonico possesso secondo quanto stabilito dai canoni, confronto a canone 527. Il Signore renda fecondo il tuo servizio pastorale con la sua grazia e la sua benedizione. Però, dalla sede episcopale, giorno 31 agosto 2014, vescovo Michele Seccia. Allora, paradisi in presidio, credo e confermo il professo con tanta fede, distinguere le peccati sono contenute nel simbolo della fede, e cioè credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini che la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, si era a destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che Signore è da Dio, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
prego la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Protesto un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo pure e conferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, scritta o trasmessa, e che la Chiesa sia con giudizio solenne, sia con magistero ordinario universale, propone a credere come civilmente regalo. Fermamente accolgo e prendo anche tutte singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede e i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che ha trovato un tecnico e proprio dei vescovi propongono quando esercitano il loro magistero tecnico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo. Io Antonio, cari confratelli, mio sindaco, mi tocca
campi, come tutti fratelli e sorelle che gioite questa sera, abbiamo ricevuto la benedizione con il lezionario, perché è un nuovo rito, perché la Chiesa ci vuole fare capire, attingendo anche alla tradizione dell'Oriente, che lo Spirito Santo che fa entrare in noi la sua parola, non abbiamo ascoltato dei fatterelli che sappiamo a memoria, sono 2000 anni che si leggono sempre gli stessi, ma una parola che viene per darci la dritta, come si dice, per farci chiedere: ma ci crediamo veramente che è parola di Dio, che è parola del Signore? E se questa sera il destinatario è mirato Don Adamo, non è che con lui, o per la scusa sua, noi dobbiamo essere indifferenti, perché abbiamo sentito delle letture, quindi della, una parola di Dio, che veramente ci mette con le spalle al muro tutti quanti. Primo, siamo chiamati sentinella, perché il titolo di profeta ci appartiene, non perché vediamo un futuro, ma perché siamo battezzati. E ogni battezzato di per sé è una sentinella. Che cosa fa la sentinella? Deve essere attento, deve vigilare e deve vegliare. Vigilare che cosa succede, come vanno le cose. Vegliare non si può addormentare. Per poter vedere se c'è del bene, se c'è del male, se le cose vanno secondo la parola di Dio, ecco, dal simbolo scendiamo al significato. E allora c'è la sentinella. Chi è questa sentinella? Qualunque educatore. Allora, in modo particolare, perché siamo nella vita spirituale, il sacerdote, il papa, il vescovo, ma anche i genitori, anche il professore, anche i sindaci, anche i capi della polizia, anche la madre superiore, tutti siamo sentinelle. Se siamo illuminati dalla parola di Dio e riusciamo a capire se il fratello, la sorella, la persona, i figli, o il marito, o la moglie con cui noi viviamo camminano secondo la parola di Dio o secondo la propria strada. Se scelgono ciò che è bene, in un modo molto semplice, o se scelgono solo ciò che mi piace, ciò che piace, ciò che fa comodo. E se oggi siamo facili a dire che la crisi della nostra società dipende proprio da questo, noi che ascoltiamo la parola ci dobbiamo interrogare. Ecco, caro Adamo, il primo compito del parroco: vigilare e vegliare, non come un gendarme, se sgarbi povera te, ma colui che, conoscendo la parola di Dio, sapendo la bellezza e l'importanza del ministero che gli è affidato, deve fare in modo che anche l'altro, le persone alle quali è mandato, diciamo con Papa Francesco, dentro e fuori, nelle periferie geografiche e nelle periferie esistenziali, ma anche all'interno della comunità, devono essere illuminati e stimolati affinché questa parola diventi luce nella loro vita. E tutto questo va fatto, ci diceva già l'Apostolo Paolo, con grande carità. Cioè non si fa perché io sto qui a controllare te, io sto qui perché ti voglio bene. Io ti dico certe cose perché è importante che tu le sappia. Poi ciascuno può fare la sua scelta, anche di opposizione a Dio, ma deve rispondere della propria coscienza.
ma il compito della sentinella, ancor più del pastore, è quello di rendere trasparente, visibile la parola di Dio e quindi, come un educatore, fare in modo che gli altri lo seguano. E Gesù va ancora più nel profondo e sembra che stia a guardare in ogni comunità parrocchiale o in ogni famiglia o in ogni associazione e sentire il Vangelo. Se qualcuno pecca contro di te, se qualcuno ti fa del male, quanti dissidi, quante divisioni, da quelle internazionali, da quelle familiari. E qual è il metodo? La correzione fraterna. Ecco perché queste letture suonano come le ciliegie una di l'altra. Perché sono le conseguenze, se prendiamo sul serio la parola di Dio. E dice non avere paura, può darsi che ti manderà quel paese quando lo riprovi, non perdere fiducia, vai con un altro. E se poi non ne vuole proprio sapere, dillo alla comunità. Anche questo non è la denuncia pubblica per rispetto, ma per mettere la persona nella condizione di chiedersi: ma io sono battezzato, ci credo ancora al mio battesimo, e mi è stato detto che questa è la via del battezzato. Quindi una grande chiarezza e un grande progetto del ministero pastorale, questa è la base, perché senza questa base noi costruiamo associazioni, organizzazioni, strutture che tutto deve funzionare bene, ma le relazioni personali come sono? Le relazioni radicate nell'unico battesimo. Perciò Gesù al commento di questo non parla dei tribunali, ma dice dove due o tre si uniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La sentiamo la presenza di Gesù. E tutto quello che chiederete insieme, il Padre vi esaudirà. Quindi non solo la presenza di Gesù, ma la forza della preghiera fatta insieme, cioè del ritrovarsi. Ecco la bellezza ancora oggi di una comunità parrocchiale, la bellezza della famiglia dove si prega insieme, dove non ci si è dimenticati, o peggio ancora, non ci si vergogna di fare il segno della croce tutti insieme, papà, mamma e figli. Sono cose elementari, cari fratelli e sorelle, ma oggi sono convintissimo, dobbiamo ripartire dalla BC e la fede, perché dirci cristiani è facile, siamo battezzati. Dirci cristiani quando dobbiamo organizzare una processione, ancora di più, ma a casa. Guardiamo mai con fede quel crocifisso che abbiamo fatto mettere nella benedizione della casa, perché benedica i figli, dia unità, santità, comunione, amore vero all'interno delle quattro mura di casa. Ecco, il compito del parroco arriva fino lì, fino a quel punto, non che deve violare, cioè, le mura di casa, è la famiglia, la chiesa domestica, ma entrare con la parola, con il ricordo che la grazia di Dio entra se noi non la lasciamo fuori dalla porta. La grazia di Dio arriva se insieme riprendiamo a ringraziare il Signore davanti al piatto di pasta ogni giorno. Se poi lo diamo per scontato, dice vabbè tanto, no, non tanto, perché le cose che si danno scontate, come tra fidanzati, tra marito e moglie, poi perdono il significato, evaporano. E la nostra fede rischia di evaporare quando mancano questi segni concreti di trasmissione, ecco la sentinella.
Ma capire perché anche i genitori sono sentinella, anche tutti gli educatori, ancor più i sacerdoti come parroci, vescovo. Allora stasera preghiamo il Signore, preghiamo perché questa parola che abbiamo non solo ascoltato, ma che ci ha benedetto. Questa parola che è stata il segno della benedizione per l'inizio del ministero pastorale parrocchiale di Don Adamo nella sua comunità dove è cresciuto, diventi veramente una parola che faccia risplendere la fede e la fede legata ad un'antica tradizione. Per chi non lo sapesse, oltre per la festa del parroco stasera, nella celebrazione della messa possiamo onorare tutti, oltre tutti i meriti di Cristo che si dona a noi, l'indulgenza straordinaria, perché quest'anno ricorrono i 250 anni del fatto miracoloso della Madonna qui a Capri, che sarà ricordato il 21 settembre la sera. Quindi una tradizione antica, ma ci teniamo alla tradizione o al messaggio che la Madonna ci dà. E allora non aspettate solo l'arca al prese, la novena, la grande novena dell'Immacolata. Intensificate la vita di fede. Continuatela così come vi è stata trasmessa nel passato, nell'antichità, nel passato, in questi anni recenti, e soprattutto, ecco, facendo affidamento sull'entusiasmo, sulla giovane età di Don Adamo, cercate di formare sempre più una comunità parrocchiale, anche se è diversificata, perché lo sapete ormai, tutte le frazioni, non ci può essere sempre la messa in tutte le frazioni. È stata la premessa, i sacerdoti, le vocazioni dove stanno. Per cui la Chiesa è troppo grande qui, il Signore ve l'ha conservata anche a rischio del terremoto, che sia riempita ogni domenica, che sia una comunità che viva la gioia della parola e soprattutto la realtà della presenza di Cristo e Eucaristia che fa di noi un solo corpo, solo spirito, una sola famiglia, che è la famiglia di Dio, e che la Santissima Vergine Immacolata sia per ciascuno di noi e soprattutto per Don Adamo, madre e maestra di santità. Sia lodato Gesù Cristo. Davanti al popolo affidato alle tue cure, chiedo di rinnovare ora le promesse che hai già fatto al momento dello vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele collaboratore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Vuoi celebrare secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a nome di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì. Vuoi essere sempre più unito a Cristo sotto sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la tua opera, la porti a compimento. Fratelli carissimi, uniti in Cristo, Capo, Signore e Sposo della Chiesa, rivolgiamo ora la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente e diciamo insieme: ascoltaci,
perché annuncino con forza al mondo che in Cristo si compie la liberazione del peccato e della morte, e preghiamo. Per il nostro Vescovo Michele, perché il Signore lo assista e lo illumini con la divina sapienza nell'esercizio del suo ministero di pastore della nostra Chiesa diocesana, preghiamo. Per il nostro nuovo parroco Don Adamo, perché il Signore lo riempia del fuoco del suo amore, della luce della sua sapienza e renda fecondo del suo ministero, possa egli guidare con amore paterna il popolo a lui affidato, seminare e coltivare il germe della vocazione dei giovani, ricevere rispetto e devozione da tutta la nostra comunità camplese, preghiamo. Per il nostro parroco emerito Don Antonio, perché il Signore ricompensi il suo fedele servizio e gli conceda vita e salute per godere dei frutti delle sue fatiche e per continuare ad accompagnare il popolo di Dio con la preghiera e il ministero. Preghiamo. Per quanti hanno responsabilità civili e sociali, perché lo Spirito Santo ispiri i loro progetti di giustizia e di pace per il bene comune. Preghiamo. Per la nostra comunità di campi, perché le occasioni di grazia di questo giorno solenne e del 250° anniversario del miracolo dell'Immacolata ci aiutino a vivere con rinnovata fedeltà il nostro battesimo e a testimoniare con le opere la nostra fede in Cristo risorto. Preghiamo. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona pace e pace e salvezza al mondo intero. Conferma la fede e l'amore la tua Chiesa e la Divina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e figli e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi a
autorità civili e militari, cittadini, vi porgo il più affettuoso saluto a nome mio, dell'intera amministrazione comunale e dei campesi tutti. E con vero piacere, donadamo che oggi in questa chiesa, a nome della comunità di Campi, le do ufficialmente il benvenuto e contestualmente saluto Don Antonio, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto in questi 50 anni per Campi. Voglio ringraziare inoltre il nostro vescovo, Michele Seccia, che in breve tempo ha provveduto a darci un nuovo parroco nella persona di Donatano Paranese, nostro concittadino. Un dono straordinario e inatteso che lega il nostro vescovo ancora di più alla nostra comunità, con stima e affetto. La figura del sacerdote è sempre stata per il nostro paese molto importante e sono sicuro, Donatano, che lei svolgerà in maniera primaria il suo ruolo. Ma non sarà solo da parte mia, dell'intera amministrazione e dell'intera comunità di Campi, le sarà assicurata la più totale disponibilità al dialogo. In questo modo, lavorando insieme, potremo garantire a questo comune crescita e sviluppo sociale e spirituale. Concludo ancora rinnovando il nostro più caloroso benvenuto a nome della comunità di Campi, dandole l'augurio di un lungo e proficuo lavoro. Grazie e benvenuto tra noi, Don Antonio. Abbiamo anche i saluti delle suore benedettine del monastero della Santissima Annunziata, stella dell'evangelizzazione, che come voi sapete si trova dal 68, che sono presenti, sono state presenti spiritualmente qui con noi e che mandano questo saluto. Eccellenza, carissimi Don Adamo, Don Antonio, sorelle e fratelli tutti, in questo inizio di apostolato di Don Adamo a Campi, vediamo il dono del Signore anche per noi, perché lo abbiamo conosciuto seminarista e poi sacerdote novello presso il nostro monastero di Sant'Anto. Vi auguriamo ogni bene nel Signore e la pienezza di grazia per portare avanti la missione affidatemi da Lui. Oggi facciamo nostra la parola del Vangelo, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. Signore Gesù, deponiamo questa tua parola nel cuore di quanti fanno parte di questa parrocchia, perché tu ti renda presente in loro per sostenerli nelle varie difficoltà. Siamo felici di condividere l'amore che portate all'Immacolata, alla quale ci raccomandiamo sempre anche per voi. La provvidenza di Dio Padre ci conceda presto di poter abitare il convento di San Bernardino, così anche voi, se e quando lo vorrete, potrete concretamente lodare insieme a noi il Signore, la madre e le sorelle benedette. Carissimo Don Antonio e cari confratelli del sacerdozio,
Egregio signor Sindaco, autorità civile e militare presente, amatissimi figli di Campi, in questo momento convivono nel mio animo due sentimenti contrastanti. Da una parte un senso di inadeguatezza e di umano turbamento per la responsabilità che mi è stata affidata come vostro padre nella fede. Dall'altra sento viva in me una profonda gratitudine a Dio che, come ci fa pregare la liturgia, non abbandona il suo gregge, ma lo conduce attraverso i tempi sotto la guida di coloro che egli stesso ha costituito pastori. L'intima riconoscenza per un dono della Divina Misericordia prevale nel mio cuore e con la Vergine Immacolata magnifico oggi il Signore, ringraziandolo anche per le grandi opere che ogni giorno compie nella vita di ciascuno di noi. Per prima cosa io e i figli di Campi, che da oggi sento miei figli, benediciamo Dio per lei, Eccellenza Reverendissima, perché ha guardato a questo popolo e ha voluto donare loro un nuovo pastore. La cattedra dei Vescovi Campesi ci inviterà costantemente a pregare per lei, così nelle fatiche del suo ministero saprà di avere una comunità che ama e ricorda Dio il suo Vescovo. In maniera quanto mai significativa, il mio ministero a Campi inizia in questo anno giubilare in cui ricordiamo il miracolo dell'Immacolata. Come non cogliere in questa provvidenziale coincidenza un elemento che deve caratterizzare il ministero al quale sono chiamato? Maria Santissima, Signora, Avvocata, Protettrice e Patrona di Campi, mi offre il modello splendido a cui guardare per il mio ministero fra voi. Non fare la mia volontà, non perseguire le mie idee, ma mettermi in ascolto della parola e della volontà del Signore e lasciarmi guidare da lui. Questo basta. Quando a voi fuggite alla tentazione di chi di ascoltare chi vorrebbe attribuirvi uno stile, un carattere piuttosto che un altro, pregate invece che Dio sia un santo prete secondo il cuore di Dio. La ricca storia di questa amata città ci ricorda che Campi ha avuto sempre una madre, la Vergine Immacolata. Così questo tempio è sempre stato per il popolo campese un rifugio sicuro nelle tribolazioni e un naturale ritrovo nei giorni di festa. E insieme alla madre, Campi ha sempre avuto anche un padre, l'arcidiacono di questa cattedrale, che è stato figura di riferimento per la comunità tutta, per Campi e per tutte le sue ville. Di cuore mi auguro che questo possa continuare a valere per l'avvenire. Ricordatevi, figli di Campi, che qui in questo luogo, nella mia povera persona, avrete sempre un padre pronto ad ascoltarvi e ad aiutarvi. Nel mio nuovo ministero so di avere con me il mio maestro, Don Antonio Mazzini, che ha scelto di non lasciare Campi. So di poter contare sul suo aiuto e che nel momento del bisogno ci sarà. Grazie, buon Signore. Permettetemi poi un ringraziamento particolare alla mia famiglia, che con l'esempio quotidiano ha saputo trasmettere i valori della vita cristiana e in particolare in questi anni di sacerdozio mi ha accompagnato con una presenza costante ma discreta. In questi anni ho avuto anche una seconda famiglia, la comunità di Torricella, che ha voluto accompagnarmi ed essere presente qui oggi. Sappiamo ci sarà sempre un posto per voi. E ora, mentre inizio questo nuovo ministero a cui Cristo mi ha chiamato, anch'io come San Pietro rinnovo a Lui, al Signore, la mia promessa di fedeltà. Lui solo intendo servire,
dedicandomi totalmente al servizio della Chiesa. A sostegno di questa promessa, invoco l'intercessione di Maria Santissima Immacolata, Signora, Avvocata, Protettrice e Patrona della nostra città, nelle cui mani pongo il presente e il futuro della mia persona e di questa comunità. Intervengano con loro, intercessione anche dei santi nostri patroni, Pancrazio, San Mariano, San Giacomo e tutti i santi. E a voi tutti, figli carissimi, dico pregate per me, perché la mia vita sia gloria di Cristo Signore. A Lui la potenza dei secoli dei secoli. Amen. Thank you.